Ciao a tutti e benvenuti. In questo video presento una mia interpretazione al pianoforte della leggenda di San Francesco da Paola di Franz Liszt. La composizione di questo brano fu suggerita a Liszt da un quadro del pittore Eduard Steinle, un quadro donatogli dalla principessa Caroline zu Sayn-Wittgenstein. Il brano viene composto nel 1863 insieme ad un altro pezzo per pianoforte dedicato ad un altro grande santo che è San Francesco d'Assisi. Quindi la predica agli uccelli di San Francesco d'Assisi è la prima delle due leggende dedicate ai due grandi santi che si chiamano entrambi Francesco. Appunto San Francesco d'Assisi in Umbria, naturalmente, la prima leggenda, e San Francesco da Paola in Calabria, la seconda leggenda. Doppia è la suggestione alla base dell'ispirazione di questa seconda leggenda. Liszt, infatti, descrive a guisa di prologo della partitura la raffigurazione del pittore Steinle che gli era stata appunto donata dalla sua compagna Caroline Wittgenstein. E poi riporta un brano di Giuseppe Miscimarra, biografo del santo. La raffigurazione dello Steinle è attualmente conservata nella Galleria delle Carte Geografiche in Vaticano. La leggenda vuole che nell'anno 1464 Francesco da Paola, dovendo attraversare lo stretto di Messina per recarsi in Sicilia, ma non avendo con sé alcun denaro, era stato schernito malamente da un rozzo barcaiolo che si era rifiutato di imbarcarlo caritatevolmente. Così scrive il Miscimarra. Senza turbarsi dell'atto del tratto incivile di quel gonzo marinaro, perché rincuorato dal divin spirito che sempre lo assisteva, dopo essersi raccolto un momento in preghiera, il frate tornò dai confratelli e li invitò a salire sul suo mantello, distendendolo sulle acque e sollevandone un lembo come se fosse una piccola vela. Così, partendo dalla spiaggia del Lido di Catona, località marinara vicino a Reggio Calabria, San Francesco attraversò lo stretto di Messina sul proprio mantello, insieme ai suoi confratelli. Arrivati sani e salvi in Sicilia, i tre frati furono caldamente festeggiati. Ecco, nel brano di Liszt la descrizione della solennità dell'incedere del frate sui flutti marini diviene pian piano sempre più possente nella rappresentazione del dominio delle forze naturali, in questo caso dominio del mare, dell'acqua, e un dominio che è possibile in virtù della fede profondissima che anima il protagonista della vicenda. La descrizione musicale delle acque agitate su cui il mantello del santo procede sicuro fino alla riva siciliana è un esempio efficacissimo della mirabile abilità listiana di esprimere musicalmente il senso di un miracolo ineffabile. Il maestoso sviluppo del tema solenne che raffigura quindi l'incedere del santo non si limita a suggerire la potenza ostile dei flutti dominata dai poteri taumaturgici di San Francesco, ma molto più è espressione dell'interiore senso di sacra maestà che il miracolo stesso ispira. Ed il finale, dopo una sorta di recitativo, significante il sereno raggiungimento della riva siciliana, si amplifica in una gloriosa e luminosa, forse quasi accecante chiusura, che nelle intenzioni di Liszt ha un'evidente connotazione mistica. Il brano quindi sfrutta sapientemente la reiterazione del tema del santo, tema che viene espresso all'inizio della partitura, e si tratta di una doppia frase melodica, piuttosto severa, a valori lunghi, che potrebbe fare pensare a un canto gregoriano. Ma se l'esposizione del tema è molto semplice e molto severa, nelle successive ripetizioni il tema prende man mano forza e cresce, sovrastando l'elemento musicale acquatico onomatopeico che caratterizza tutto il brano, elemento acquatico che è proficuamente rappresentato per mezzo di vari espedienti, quindi ci sono ottave spezzate, velocissime scale cromatiche o per terze che si rincorrono, specialmente nel registro grave del pianoforte. Bene,
Ho aggiunto lo spartito scorrevole da poter seguire per chi sa leggere la musica, ma non è affatto necessario per poter ascoltare bene il brano. Vi invito a cliccare mi piace ed ad iscrivervi al mio canale YouTube. Grazie per l'attenzione, buon ascolto e un saluto cordialissimo.